Buonasera, benvenuto al professor De Cianci. Siamo in visita, diciamo, virtuale e andiamo a visitare questa sera la cantina Edomè di Nini Cianci. Che è la figlia Paola Cianci, anzi, lei la maggiore, Paola Cianci, ecco. Che è la maggiore azionista. Bene, e do il benvenuto al professore, lo ringraziamo per la sua disponibilità. Nini, benvenuto. Ti volevo chiedere, diciamo in linea di massima, in maniera un po' ristretta, la storia della tua azienda. Come è nata e come si è sviluppata fino ad oggi? La mia azienda è nata nel 2005. Sì. Da parte mia col desiderio di continuare ad avere un'attività agricola, perché nella mia famiglia, pur non essendoci stati interessi nel campo del vino, ma bensì agrumi, olive, allevamento di animali, eccetera, io ho sempre avuto la passione per la campagna. A questo si aggiunge l'amore per l'Etna e quindi poi è nato anche l'amore per il vino. L'azienda è presente anche, oltre che nella zona nord dell'Etna, anche nella zona di Milo, se non sbaglio. Sì, c'è un piccolo vigneto nella zona di Milo che abbiamo acquisito recentemente e che da quest'anno inizierà a produrre. Dove farete l'Etna Bianco naturalmente superiore. L'Etna Bianco DOC superiore, sì. Bene, desideravo sapere chi sono le persone che, oltre tua figlia, che ti aiuta nel lavoro in vigna e soprattutto nel lavoro in cantina? Allora, diciamo che in questo momento noi abbiamo dei contadini che lavorano in maniera, come posso dire, tradizionale, perché noi abbiamo un'azienda proprio ad andamento familiare, quindi non c'è meccanizzazione, non c'è niente, quindi c'è il classico vecchio contadino che lavora dentro la vigna. E poi successivamente stiamo costruendo adesso la nostra cantina, ci sono i lavori in corso, quindi per il momento utilizziamo per l'attività enologica la consulenza di Enzo Calì. Penso che sia abbastanza conosciuto. Sì, abbastanza. Per quanto riguarda l'attività in sé, oltre che la tua presenza, tua figlia di che cosa si occupa? E mia figlia si occupa di tutta la parte commerciale, lei tiene i contatti con importatori, distributori, diciamo che ci siamo divisi i compiti. Io mi dedico di più alla campagna, lei si dedica di più all'aspetto dei rapporti con i compratori, insomma, con tutti quelli che sono collaterali all'attività dell'azienda. Diciamo collaterale, forse un termine sbagliato, ma insomma che non riguardano direttamente l'azienda, ma la commercializzazione del prodotto. Del prodotto. Per quanto riguarda, diciamo, dall'inizio, da quando, diciamo, è iniziata l'attività, cosa è cambiato? E per quanto riguarda sia il lavoro in vigna, sia per quanto riguarda il lavoro in cantina? Allora, diciamo nel lavoro in campagna non è cambiato niente, perché quel tipo di conduzione familiare, antica, manuale definirei, è rimasta immodificata. Diciamo che le nostre dimensioni ce lo consentono. Per quanto riguarda l'aspetto dell'azienda, prima avevo iniziato con un socio che poi, insomma, si è ritirato e quindi ho rilevato tutto io e ho aggiunto mia figlia, che nel frattempo è cresciuta e quindi di conseguenza è diventata
a pieno titolo un'azienda unifamiliare. Ho capito. Ti volevo chiedere, oltre che diciamo con l'attività con Enzo Calì, avete proposte nuove? Vi siete confrontati con altri diciamo tecnici per quanto riguarda l'evoluzione del lavoro? Oh, devo dire, noi, tu sai, queste cose sono sempre in evoluzione. Adesso noi stiamo, ti dicevo, stiamo costruendo, abbiamo in corso proprio l'edificazione della nostra cantina indipendente e quindi in un futuro prossimo pensiamo di renderci autonomi completamente. Quindi è chiaro che ci sono dei contatti informali, ma per il momento tutto resta così perché tutto si deve essere fatto nei tempi e nei modi più sicuri, più tranquilli, senza correre troppo, dal momento che i risultati sono, a nostro parere, estremamente soddisfacenti, non c'è motivo di rivoluzionare, ma di crescere sì. E modificare a poco, non rivoluzionare. Quindi diciamo che in questo momento il vostro sogno del cassetto e diciamo raggiungere anche una certa autonomia anche sì. Con la nuova cantina sì. Quindi... esatto sì, è proprio questo, diciamo che ancora dobbiamo farlo a poco, non possiamo farlo tutti in una volta, anche perché ognuno di noi ha anche le sue attività collaterali e quindi infatti, com'è che riesci a conciliare ci riesco perché c'è una buona organizzazione. Diciamo che per quello che penso di fare ci vorrà una organizzazione ancora superiore, ancora più raffinata. Ma già, è tutto nella mia mente. Quindi venire. È questione di tempo e di disponibilità di tempo per realizzarlo. Però vedi, già il lavoro di costruire l'edificio è già importante. Questo è un obiettivo prossimo? No, questo è in corso, proprio in corso. Sono i lavori in corso. Nini, ti volevo chiedere, da un punto di vista della diciamo il vino vostro, il tuo vino, tra l'altro il nome dell'azienda Edomè è caratteristico, sì. Cosa vuoi ottenere? Come pensi di poter, diciamo, essere il tuo vino identificativo del tuo modo di essere? Ma è un vino, cioè quello che io voglio fare è dimostrare che anche le piccole realtà come la nostra, se lavorano seriamente e con passione, possono produrre dei risultati significativi che danno proprio una caratteristica personale al prodotto. Okay. Cioè c'è un'attenzione continua al vigneto, alla cura delle piante, alla previsione di quello che potrà succedere negli anni a seguire, mantenendo per esempio, cercando di mantenere sempre le stesse piante, mantenendo lo stesso cultivar, che sono diciamo quelle storiche di circa 80 anni fa, perché il nostro vigneto vecchio c'ha più di 80 anni, quindi... E quindi già col contadino individuiamo quelle che si devono rinnovare, ma non prendendo cloni nuovi, cercando di utilizzare gli antichi cloni in modo da perpetuarli, da mantenerli, ecco, perché quello secondo me è un valore storico, una ricchezza dei nostri vecchi vigneti dell'Etna. Quindi importanza del territorio, che si deve, nel vino si deve identificare il territorio dal quale viene. Esatto, il territorio, la storia, la nostra tradizione, ovviamente il tutto nell'ottica della modernità, cioè
che non vanno mai in contrapposizione. Noi dobbiamo mantenere, come posso dire, le virtù antiche, però sottoponendole alla tecnologia moderna. Cioè, io certe volte faccio fatica a discutere col contadino e spiegargli alcune cose, perché lui sotto questo profilo, però piano piano si sta rinnovando anche lui. Certo, perché sono importanti le tradizioni alla luce anche però delle conoscenze attuali. Tante volte mi rimprovera, vede, qua mi ha fatto gettare un sacco di uva a terra, per quale motivo io non l'avevo mai fatto nella mia vita. E io dico, non l'ho mai fatto, c'è motivo, vuol dire di farlo. E di crescere. Ora sta capendo anche lui che noi dobbiamo portare in cantina non quantitativi di uva, ma uva di qualità. Certo, perché poi da quel Sì, noi in questo io sono rigorosissimo, proprio il vigneto è curato proprio come un bambino, deve essere proprio educato bene e chiunque ci lavora. Certo. Deve essere. Ma poi sono poche persone che si danno il cambio, perché questa è un'altra caratteristica. 4-5 persone che sanno tutto di queste vigne. Come state affrontando questo periodo, sia in vigna che in cantina, dato che c'è stata questa epidemia che ha determinato quasi un fermo di tutta l'attività? Io devo essere sincero, noi siamo andati avanti regolarmente, proprio per le caratteristiche della nostra azienda, dove non, diciamo, tutto è fatto in maniera familiare, ecco, sono persone che hanno continuato a lavorare regolarmente, non c'è stato una, so che qualcuno ha avuto problemi a mandare avanti i lavori, ma noi lavoriamo in maniera artigianale, quindi l'artigiano non si ferma, si può fermare la grande industria, ma l'artigiano non si ferma. Continua il suo lavoro. D'altra parte la terra non si è fermata e quindi bisogna assicurare tutte quelle che sono i normali lavori del periodo. Anzi, ti posso dire, non si dovrebbe mai dire, ma insomma io lo dico, finora tutto bene, anzi benissimo. Meglio così. Posto oggi. Bene. Io ti ringrazio prima da parte mia e poi anche di Slow Wine per questa, diciamo, chiacchierata che è stata molto esplicativa e quindi abbiamo avuto la possibilità di vederci con l'ausilio di questa metodica. L'augurio è quello di incontrarci al più presto. Siamo diventati più tecnologici, quindi sì. Tutti quanti. Io ho imparato tante cose in questi anche momenti. Io da questo punto di vista ti posso assicurare. È stato un vantaggio. Ecco, e quindi la speranza di poterci incontrare al più presto in modo da poter, diciamo, fare una bella chiacchierata di viso e soprattutto di poter degustare insieme il tuo vino. Quindi sarebbe grazie da parte mia e soprattutto da parte di Slow Wine. Grazie a voi per l'attenzione che ponete alla nostra realtà. Grazie di nuovo.